Di nuovo online, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Mascolo. Abbiamo con noi il segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone, Luca Fantini. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Luca, ti dico una cosa interessantissima, c'è un ragno sulla mia piccola telecamera, quindi porta pure fortuna questa trasmissione. Scherzo, ovviamente. Benvenuto Luca, da qualche mese segretario del Partito Democratico di Frosinone, insomma non è un impegno da niente. Come hai vissuto questo transitorio e quali sono state le criticità che hai dovuto affrontare appena insediato? Ma diciamo che mi ritenevo abbastanza preparato a quello che ci aspettava, sia rispetto all'impatto politico che si è avuto, sia rispetto al carico poi di lavoro e di responsabilità. È chiaro che per me poter guidare la federazione provinciale del mio partito, del partito in cui sono cresciuto, in cui ho militato per tanti anni, anche nell'organizzazione giovanile, è motivo di grandissimo orgoglio e di grandissima responsabilità che sento tutta, però devo dire che in questi primi mesi ho avuto intorno a me un clima all'interno del partito molto positivo e soprattutto ho avuto una grande squadra del gruppo dirigente, della segreteria che mi ha accompagnato in questi primi mesi, con la quale abbiamo fatto tanto lavoro, ma con la quale ho già creato una sintonia molto importante, quindi è stato sicuramente un impatto particolare, ma devo dire che tutte le persone che ci sono intorno, tutto il partito sta aiutando me e tutta la squadra in questo processo, ecco. Il Partito Democratico, a parte la sua storia, insomma, da dove proviene, dal modo in cui è nato nel 2007, no? È comunque un partito che è radicato secondo dei principi che appartengono storicamente alla nostra politica, la cosiddetta politica delle sezioni, no? Dei circoli, dei gruppi, come si dice, suddivisa in tutte le zone di competenza territoriali, eccetera. Com'è attualmente la situazione nella nostra provincia per quel che riguarda la forza politica che rappresenti? Ma diciamo, noi veniamo da una storia politica, come sottolineavi tu, in particolare in provincia di Frosinone, molto importante. Noi siamo sempre stati, come Partito Democratico adesso, ma anche prima, quando eravamo DS e Margherita, siamo sempre stati una realtà molto presente, molto viva sul territorio, con tutte le proprie ramificazioni, con un'importante presenza di iscritti. È una base che ancora oggi c'è, che è ancora viva e che ha tanta voglia di partecipare. Io questo l'ho riscontrato anche nel periodo in cui abbiamo svolto quest'estate il congresso provinciale. Noi abbiamo una base di iscritti, di amministratori, di gruppo dirigente molto importante, e una base che vuole essere coinvolta, che vuole vivere il partito tutti i giorni, che vuole vivere il territorio, che vuole dibattere, vuole discutere di questioni locali, ma anche di questioni nazionali. Il nostro compito, il mio compito, il compito della nostra squadra è quello di mettere tutti nella condizione di poter svolgere una loro funzione, di mettere gli iscritti nella condizione di riconoscere l'opera, l'azione e le politiche del Partito Democratico di questa provincia, e mettere anche nella condizione gli eletti a tutti i livelli di svolgere il loro lavoro, consapevoli che il Partito Democratico c'è, ha una propria vita interna e li supporta in tutte le questioni su cui serve che il partito intervenga. Quindi è un rapporto un po' doppio che va nutrito quotidianamente, da un lato c'è la macchina burocratica delle sezioni, dei circoli, della federazione, ma dall'altro c'è anche un corpo vivo e straordinario che è il nostro, che è la nostra base degli iscritti, che va costantemente curata. E è un lavoro bello, appassionante, ma è chiaro che, essendo come tutte le cose appassionanti e coinvolgenti, ti assorbe, quindi
quello che noi cerchiamo di fare è di dare risposte tutti i giorni su tutti gli aspetti e di dare anche qualche buona idea e qualche buona, diciamo, linea da seguire. Ad esempio, noi come federazione in queste settimane abbiamo preso quelli che sono un pochettino gli argomenti cardine, secondo noi, di questo momento specifico e abbiamo creato un ciclo di iniziative politiche che ha un doppio senso, diciamo, da un lato quello di permettere al Partito Democratico di dibattere al proprio interno su questioni che per noi sono fondamentali. Penso all'assemblea che abbiamo fatto sul tema dell'Europa, alla quale ha partecipato il ministro Amendola. Penso al tavolo sul lavoro che abbiamo costituito insieme alle principali sigle sindacali di questa provincia. Penso all'assemblea sulla sanità che abbiamo convocato come Partito Democratico, alla quale abbiamo con oltre 100 persone, diciamo, nella quale abbiamo svolto un importante dibattito, nel quale abbiamo sentito tutte le campane, abbiamo sentito il nostro iscritto, abbiamo sentito le difficoltà dell'amministratore, ci siamo confrontati con i nostri eletti rispetto a quello che comunque è un ottimo lavoro che la Regione sta facendo su questo terreno. E quindi ecco, tutto questo serve non solo ad alimentare un dibattito interno, ma anche a mostrarci, a coinvolgere persone nuove all'esterno, e questo è molto importante, e soprattutto, diciamo, noi stiamo cercando di farlo, ad esempio, rispetto all'associazionismo, coinvolgendo, a seconda delle tematiche, tante associazioni che quotidianamente vivono il territorio. Soltanto pochi giorni fa abbiamo svolto una bellissima iniziativa in diretta con l'onorevole Zanna, che è venuto a raccontarci quella che è stata la battaglia politica fatta in Parlamento per l'approvazione del suo DDL, e insieme ad esempio alla consigliera regionale La Sara Battisti, al nostro responsabile diritti che è Francesca Cercuozzi e a tante associazioni del territorio, abbiamo portato avanti un dibattito su un tema cardine come quello della tutela dei diritti di ogni tipo e di ogni persona. Ecco, stiamo cercando di esserci e stiamo cercando di farlo stando sui temi. Alle spalle del presidente Zingaretti mi sembra di aver letto in questo periodo uno slogan dalla parte delle persone, no? Che è uno degli slogan recenti adottati dal Partito Democratico, con la parola persone scritta in maiuscolo e molto grande rispetto al resto della frase. Facendo riferimento anche a questa organizzazione del Partito Democratico e contrapponendo anche la politica personalistica che abbiamo vissuto negli ultimi 25 anni con quella famosa del cognome messo all'interno del simbolo, no? Io volevo farti questa domanda, anche per dire ai ragazzi che ci seguono, alle persone che ci seguono e comunque hanno un'idea, secondo me, distorta della politica. Che cosa significa, caro Luca, visto che tu hai una lunga trafila all'interno del PD, Lunghissima. che cosa significa stare in un partito? Il bene, no, il bene e il male, gli onori e gli oneri, insomma, no? L'impegno e le soddisfazioni, che cosa significa? Ma guarda, penso che significhi diverse cose. Dal punto di vista positivo, la prima cosa che mi viene in mente, che peraltro si ricollega un pochettino a quel tipo di slogan, è il non essere mai soli, cioè il sapere che dietro di noi, nella battaglia politica quotidiana, c'è sempre una grande comunità di persone che dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, tutti i giorni si alza e decide di donare, perché si tratta proprio di una donazione, di donare un po' della propria vita privata, un po' del proprio tempo, un po' del proprio impegno a una causa più grande, che è il proprio credo politico e quindi il donarsi alla propria comunità dal punto di vista positivo. Poi, diciamo, dal punto di vista negativo ce ne sono pochi, a mio avviso, però, la mediazione, la pazienza, il sapere che bisogna sempre, sempre trovare una soluzione che metta d'accordo tutti, che non si può mai pensare alla prevaricazione sull'altro e che anzi bisogna sempre ragionare, del bene della squadra. Ecco, e quindi quello sicuramente necessita di un grande impegno e di una grande pazienza, perché poi in tutti i campi, mettere d'accordo anche nel campo dell'associazionismo o in altri campi,
mettere d'accordo le persone è sempre una delle parti più difficili, però penso che a questo serva la politica, ecco, diciamo che quest'arte poi si traduce in realtà proprio quando riesce a fare sintesi tra più persone che magari partecipano a un incontro, hanno un'idea anche diversa rispetto a come questo incontro, questa decisione possa essere presa, però poi alla fine, dopo una lunga discussione, dopo una lunga mediazione, si trova comunque una soluzione che può andare bene a tutti e diventa patrimonio della comunità di cui prima parlavamo. Quindi penso che sono un po' questi gli aspetti che contraddistinguono, la nostra vita quotidiana. Io ti ho fatto questa domanda, sento un piccolo ritorno, non c'è più. Ti ho fatto questa domanda per entrare un po' nel contesto che magari, essendo io residente a Sora, non posso non considerare questo discorso. Qui c'è una tradizione, c'è stata una tradizione in passato molto rilevante, fin da quando Sora nel dopoguerra era il comune con più elettori, essendo il più popoloso fino all'inizio degli anni 50. C'è stata una grande tradizione come dire, di appartenenza anche i tre partiti principali della nostra nazione, ossia la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, che avevano le loro sezioni, i loro riferimenti locali, provinciali, regionali, eccetera. Era molto radicata questa cosa. Poi, dopo la metà degli anni 90, si è completamente persa la bussola e c'è stato un po' di, come dire, non è stato ancora recuperato quello smalto di un tempo, fino ad arrivare a delle elezioni in cui lo stesso Partito Democratico, che è una forza che a livello nazionale, quando va male, c'è il 20%, nella città di Sora ha avuto dei numeri, diciamo, non proprio lusinghieri, ma proprio perché c'è questa, come dire, questa frammentazione politica che non va a confluire all'interno di determinate forze politiche che poi hanno dei riferimenti nazionali. Ti sei fatto un po' un'idea della situazione politica di Sora? Immagino di sì. Sì, ho avuto modo di farmi un'idea, diciamo un po', avevo già, insomma, per trascorsi politici personali, avevo già conoscenza, insomma, ho sempre avuto tanti amici e compagni a Sora con i quali mi sono confrontato e con i quali negli anni, insomma, siamo sempre stati molto vicini. Però l'idea che ho io è che, la situazione sorana è evidentemente una situazione particolare, in cui il Partito Democratico viene da anni di confusione o comunque di situazioni che hanno sempre portato a una destabilizzazione interna del partito stesso, ma l'importanza di questa campagna elettorale, come l'importanza di un comune come Sora, impone a noi una responsabilità importante, che è quella di intervenire per ricompattare il Partito Democratico e, così come in altre situazioni, riuscire a mettere in campo la coalizione di centrosinistra più forte, non solo per vincere le elezioni comunali, ma soprattutto dal giorno dopo per poter governare in serenità questa città con una coalizione che sia, diciamo, sintesi della storia del Partito Democratico e in generale del centro-sinistra, perché è importante sì costruire una coalizione che sia politicamente omogenea, ma è anche importante che sia credibile agli occhi dei cittadini. E questo è, in questo momento, a mio avviso, un obbligo da parte della politica, quello di rendersi credibile agli occhi poi dei cittadini che andranno legittimamente a scegliere da chi vogliono essere governati e da chi vogliono che il proprio comune sia governato. Quindi questo è l'indirizzo verso il quale lavora il Partito Democratico, partendo però da questo, partendo da un'idea di città, partendo da un'idea di coalizione, partendo da un'idea complessiva di proposta politica che noi facciamo nelle città in cui presentiamo il Partito Democratico e i nostri alleati per governare. Contrapponendo a questa tua risposta, non voglio neanche chiamarla allergia, però tant'è, perché se, no, se così non fosse ci sarebbe una rappresentatività, una rappresentanza politica, proprio partitica all'interno della città di Sora, che è diversa rispetto a quella attuale.
Appunto, contrapponendo quello che tu mi hai appena descritto, il percorso che intende fare il Partito Democratico nella città di Sora, all'allergia di cui ho parlato, c'è un elemento di discontinuità ed è questo. Spesso e volentieri qui si pensa che dice, vabbè, tanto nel Partito Democratico, che ne so, o in altri partiti ci sono già dei riferimenti importanti che non sono del nostro territorio, quindi è comunque inutile cercare di portare avanti un discorso che poi alla fine potrebbe non arrivare in situazioni in condizioni, come dire, in posizioni di importanza. Ma il caso di Massimiliano Iula è, come dire, qualcosa che va contro questo. Scusate se ho detto questa cosa un po' contorta. Che cosa voglio dire? Che Massimiliano Iula è di Sora ed è il nuovo segretario dei Giovani Democratici, che non è una carica da poco, giusto? Ed è il frutto di una militanza, di una coerenza e di un lavoro all'interno del partito che poi dà dei risultati, o sbaglio? No, non sbagli, no, non sbagli, è perfettamente così. Io poi, figurati se posso dirti che è poco rilevante, considerando che sono stato anch'io segretario provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone, la ricordo ancora come una delle esperienze più belle che ho fatto fino adesso. Però questo è un po' quello che noi abbiamo sempre provato a fare negli anni anche come organizzazione giovanile, cioè l'idea per la quale un giovane prima di, perché adesso noi viviamo in un'epoca in cui molto spesso siamo stati segnati da questo giovanilismo arrembante, cioè dall'idea per la quale servono i giovani nelle amministrazioni, rinnoviamo, svecchiamo, avanti i giovani, sì, ci mancherebbe altro, il rinnovamento in politica è un elemento fondamentale, ma accompagnato, va sempre accompagnato dalla militanza, dall'esperienza e dalla formazione. Perché si arriva a poter dare un contributo importante alla propria comunità quando prima ci si è messi al servizio di quest'ultima. E quindi ben venga l'impegno di tanti ragazzi che collaborano con il Partito Democratico in questa provincia e che senza chiedere niente, anzi, come dicevo prima, donando il loro impegno e il loro tempo libero, decidono di dedicarsi alla cosa pubblica e alla loro comunità, che è il Partito Democratico. Quindi ben venga questo tipo di impegno e noi siamo contentissimi che si sia deciso di fare questo tipo di investimento, anche vista l'età di Massimiliano, che è molto giovane. E che anzi, diciamo, sarà, io lo considero un valore aggiunto per noi, in quanto riuscirà come organizzazione giovanile, riuscirà il gruppo di ragazzi, secondo me, a interloquire con delle fasce di età con le quali, diciamo, per evidenti questioni anagrafiche, il Partito Democratico fatica un po' di più. Ecco, io penso che il ruolo dell'organizzazione giovanile in questo caso sarà esattamente questo: provare a mettere in sintonia, ma anche, diciamo, con qualche critica quando serve, provare a mettere in sintonia quella che è la voce del Partito Democratico e quelle che invece sono le esigenze di una nuova generazione che mai come in questo momento di pandemia, di crisi, ma allo stesso tempo anche di, come dire, di strutturazione del futuro, cioè di immaginazione, di progettazione, secondo me le esigenze di questa nuova generazione devono essere messe al centro del disegno di progettazione che immagino governo, regioni, i vari enti dovranno fare anche in vista, diciamo, dei finanziamenti europei che arriveranno nei prossimi mesi. Penso che le esigenze di questa nuova generazione dovranno essere messe al centro. Un percorso lineare che attraverso l'impegno e il lavoro poi produce dei risultati, quindi non c'entra niente la provenienza geografica, non c'entra niente che il presidente del Consiglio regionale è di Alatri, che il segretario provinciale del Partito Democratico è di Alatri, c'entra l'impegno, la dedizione, come ha detto giustamente Luca, e là il credo, ovviamente il credo politico, perché quello è fondamentale e ti dà la forza per fare le cose con molta più energia. Abbiamo parlato di Poi, Sora, guarda, ovviamente. scusami se mi permetto, ma mai Prego. come peraltro, no, ma perché su questo argomento, mai come in questo caso, noi abbiamo a livello, diciamo, di provincia di Frosinone, abbiamo un quantitativo incredibile di sindaci bravissimi che tutti i giorni combattono sul territorio. Abbiamo un livello di eletti
diciamo che provengono tutti da una storia politica di impegno, di impegno a favore di questa comunità, storica all'interno del partito, storica di amministrazione, in alcuni casi anche di organizzazione giovanile, penso sia al presidente del Consiglio Buschini, alla consigliera Battisti, ma anche al presidente Pompeo, che è stato uno storico amministratore di questa provincia, come a Francesco De Angelis e a tantissimi esponenti di questa provincia del Partito Democratico. E penso che da questo punto di vista la nostra storia parli da sola. Poi è chiaro che questa storia va quotidianamente alimentata. Tutti i giorni bisogna favorire che chiunque vuole ci mette la faccia, ci mette l'impegno, ci mette il suo tempo a servizio di questa comunità deve essere premiato. E è giusto che si possa candidare, è giusto che possa giocarsi la sua partita, ma tutto questo va fatto in un quadro di insieme che è il Partito Democratico, che opera insieme, combatte insieme, discute quando bisogna discutere al proprio interno, ma quando esce è compatto. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare anche con questi primi mesi di lavoro come federazione provinciale. Messaggio abbastanza chiaro, fatto di impegno e lavoro, di tutte quelle cose che poi producono dei risultati. Abbiamo parlato di Soro, ovviamente, caro Luca, un passaggio vogliamo farlo anche su Alatri e Frosinone, anche se su Frosinone siamo un po' ancora lontani, no, dalla data, ma voglio dire, il 22, se non erro, è dietro l'angolo, nel senso che anche fra un anno e mezzo comunque finirà anche il secondo mandato di Nicola Ottaviani, che non si ricandiderà, e quindi che ci sarà immagino anche una sfida molto importante nel capoluogo. Partiamo però da Alatri, che ho detto anche nel backstage dovrebbe essere teoricamente una roccaforte, visti i risultati recenti, ma tu giustamente mi dicevi non bisogna fare voli pindarici, le elezioni vanno conquistate. Qual è la situazione nella tua città, nella città ernica, nella città di La città Ciclo? dei ciclopi. No, è una situazione, diciamo, che ci vede al governo della città da 10 anni. Noi veniamo da una lunga tradizione di Partito Democratico in questa città, ma anche qui non dobbiamo cullarci sugli allori, ma dobbiamo invece renderci conto che è arrivato il momento, per questioni, diciamo, di termine di mandato, di archiviare una stagione politica e invece di buttare le basi per una nuova stagione politica che veda il meglio di tutto quello che abbiamo già messo in campo fino adesso, mettersi insieme anche al meglio del civismo e del centrosinistra che noi siamo in grado di mettere insieme. D'altra parte, l'impianto politico è quello di cui ti parlavo anche prima, cioè un Partito Democratico forte che fa della propria riconoscibilità e dei propri valori e della propria forza amministrativa, perché consentimi di dire, quando poi arrivano le emergenze, arrivano questioni spinose, c'è una grossa differenza tra il modo di amministrare del centro-sinistra e del Partito Democratico e quello di altre forze politiche. Quindi quello di mostrarsi come garanzia rispetto ai cittadini, ma anche quello di saper mettere insieme una coalizione che possa tener conto dei nostri alleati di governo, delle forze di partito e anche del civismo che, come sappiamo, alle elezioni amministrative è molto importante perché ci permette molto spesso di arrivare laddove i partiti non riescono e quindi anche di riuscire a coinvolgere il cittadino in maniera più diretta. Ma è chiaro che noi cercheremo, insomma, di vincere per rafforzare il centro-sinistra e per restare al governo della città insieme al Partito Democratico. Su Frosinone è chiaro che l'idea è la stessa, ovviamente con una situazione completamente diversa. Noi, anzi, da due mandati consecutivi perdiamo le elezioni a Frosinone ed è chiaro che stavolta dovremo mettere da parte divisioni, difficoltà interne, per andare tutti verso un'unica direzione, non solo tutti come Partito Democratico, ma anche qui noi dobbiamo ricostruire un'alleanza larga che tenga insieme tutte le forze che con noi governano il governo nazionale e la Regione Lazio,
e creare la squadra più forte con percorsi condivisi che partano dal basso. Questo può significare elezioni primarie, questo può significare una costruzione di una piattaforma allargata al mondo del civismo, questo può significare tante cose. Lo facciamo senza preclusione. Purché sia chiaro che in grande trasparenza è chiaro che il Partito Democratico gioca per rimettere insieme il centro-sinistra per essere credibile e competitivo, non solo per vincere, ma soprattutto per governare il giorno dopo. Perché quello che vedo in molte realtà locali della nostra provincia è che molto spesso si vanno a costruire delle coalizioni o degli accordi con l'unico intento di vincere le elezioni, mentre la vera difficoltà e il vero scopo è quello di poter governare al meglio la città dal giorno dopo. E per far questo bisogna avere un programma chiaro, bisogna sapere chi sono i propri alleati e bisogna avere una visione a 360 gradi della città che si va a governare. Il Partito Democratico si candida ad essere tutto questo. Un'ultima considerazione prima di salutarti su dei numeri che ogni tanto danno soddisfazione anche a noi. Noi abbiamo letto della quota di vaccini, la maggiore è stata effettuata in provincia di Frosinone. Come commenti questo? Nel Lazio, ovviamente, paghiamo escludendo Roma, città metropolitana. Io credo sia un bel risultato. Come lo commenti? Ma penso che sia un ottimo risultato del quale tutti dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, perché se la sanità funziona in questa provincia o nel Lazio, o comunque quando ottiene dei buoni risultati, non è la vittoria di una parte, è la vittoria di tutta la nostra comunità territoriale. Quindi penso che innanzitutto dovremmo esserne tutti quanti orgogliosi. Poi è chiaro che da questo punto di vista io penso che il grande lavoro fatto in questi anni, partendo da una situazione disastrosa che ci vedeva non solo commissariati ma anche completamente impotenti, io penso che il grande lavoro che ha fatto la regione negli ultimi anni stia dando pian piano i suoi frutti. È chiaro, ci sono tante difficoltà, è chiaro che la situazione attuale ha, diciamo, acuito un disagio che già c'era. Ma dobbiamo continuare a lavorare. Io penso che la governance dell'ASL dovrà continuare a lavorare in questa direzione, che però mi sembra stia già portando i suoi frutti. E di questo, ripeto, dobbiamo essere tutti felici, perché non è su questo che si può pensare di fare battaglia politica. E anzi, quando sento esponenti di destra che pensano, peraltro mistificando il passato, pensano di poter fare campagne elettorali sul tema della sanità e sulla pelle dei cittadini, io penso sempre che non è quello il terreno su cui dobbiamo scontrarci. Il terreno su cui dobbiamo scontrarci è qual è l'idea di amministrazione che noi abbiamo rispetto al contesto per il quale ci candidiamo, senza mistificazioni e senza, diciamo, utilizzare in questo momento di fragilità argomentazioni che è chiaro che vanno a colpire la pancia delle persone, ma che poi nella realtà non danno alcun contributo pratico alla risoluzione dei problemi. Tra l'altro, caro Luca, attualmente al di là delle diatribe ideologiche che poi possono oltrepassare le righe e diventare anche di discutibile gusto, il nocciolo della questione è come spendere questi 220 e passa miliardi del recovery fund, no? In questo caso le questioni ideologiche, sì, se ne parla, ma alla fine quello che conta è come spendere questi soldi o no? Eh sì, anche perché, diciamo, siamo tutti d'accordo sul fatto che è una situazione straordinaria che difficilmente ricapiterà e che va gestita con tutta la consapevolezza e con tutta la responsabilità del caso. Noi su questa partita ci giochiamo il futuro, ma io penso che ne sono tutti consapevoli e penso che il governo, tra mille difficoltà che sta incontrando, riuscirà comunque alla fine a effettuare una programmazione che sia rivolta al meglio, ma io, ecco, mi auguro, come dicevo prima, che sia rivolta in particolare con un occhio di riguardo alle giovani generazioni, perché sicuramente sono tra quelle più colpite. Penso al tema della scuola, su cui, come ben sai, insomma, si è fatto un gran dibattito. Noi come federazione provinciale abbiamo anche convocato una segreteria straordinaria sulla scuola pochi giorni fa, proprio per affrontare il tema, per capire nello specifico, per sentire anche le rappresentanze degli studenti, per fare, ecco, un lavoro di collante tra tutti gli attori. Però, ecco, penso che, ad esempio, sul tema della scuola, un grande capitolo e quindi anche un importante investimento economico andrà fatto in maniera.
maniera assoluta, perché è questo, diciamo, il momento di intervenire e cogliere quindi dalla situazione di estrema difficoltà ed estrema drammaticità quella che può diventare una piccola opportunità. Io penso che la politica in questa fase debba fare anche questo, riuscire a cogliere delle opportunità laddove, diciamo, al momento non si vedono spiragli, anzi, laddove la situazione sembra anche molto difficile. Prima di salutarti c'è un commento dell'amico Salvatore Lombardi che dice: Luca è il miglior segretario che il PD di Frosinone potesse avere, un abbraccio grande grande. Salvatore, caro Luca, te lo dico proprio pubblicamente, è una invece, è una dei migliori ragazzi, diversamente ragazzi, perché abbiamo superato i 40, tutti e due da un bel po', è uno una delle, come dice, delle figure secondo me più... No, promettenti, non riesco neanche a trovare perché gli voglio bene. È proprio, proprio forte, bravo. Che ovviamente che commenta questa tua elezione in modo abbastanza affettuoso e ovviamente immagino che ricambiamo, no? Io ricambio l'affetto, mando un grande abbraccio a Salvatore, che è un amico, ci conosciamo da una vita e insomma penso lui si ricorda, ci siamo conosciuti che ero molto piccolo, però insomma ecco, abbiamo fatto diverse cose insieme, un po' di percorso comune, ma insomma lo abbraccio calorosamente. Bene, allora io voglio ringraziare Luca Fantini, segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone, per essere stato con noi. Naturalmente ci aggiorneremo in corso d'opera per vivere insieme queste elezioni del 2021 e anche per puntualizzare, per informare i nostri ascoltatori di tutte le iniziative che vengono svolte dal Partito Democratico. Grazie a Luca Fantini. Io ringrazio voi per lo spazio, ringrazio le persone che ci hanno ascoltato e resto a disposizione di vostra per prossimi appuntamenti. Amici che ci seguite, con voi l'appuntamento ovviamente è rinviato a domani alle prossime live in diretta sui nostri canali social. Buona serata a tutti. Buona serata.